Per Siviglia-Roma, il Roma Club d'Estaccio è tutto esaurito. E sono finiti anche i posti in piedi. E ci sono due pullman del Roma Club d'Estaccio che partono e andranno a Budapest. Quello che sarebbe bello è che non ci lascino soli tutti questi tifosi anche durante l'anno, perché è la stagione prossima che verrà, perché il Roma Club d'Estaccio c'ha bisogno di loro sempre. Il Club d'Estaccio nasce per la volontà e la voglia di aggregazione di tanti amici. Nel lontano 1969 decidono di prendere una piccola sede a Testaccio. Poi il loro numero aumenta sempre di più, e il presidente, che era Filippo Leonardi, un ex giocatore della Roma, insieme ai suoi amici e soci, decidono di prendere una sede più grande, quella via Giovanni Branca, dove rimasero per 40 anni. Poi le vicissitudini del club portarono agli affitti alti, fummo costretti passaggio nella nuova sede, che è questa qui in via Lorenzo Ghiberti. Qui abbiamo un sacco di libri, tanti li abbiamo comprati, tante volte sono venuti a fare la presentazione del libro proprio qui a Roma Club d'Estaccio, altre volte delle famiglie ci portano i libri che erano dei loro cari, che non ci sono più e noi li possiamo conservare e tenere in un posto giallo rosso. I biglietti da visita che ci scambiavamo con Franco Sensi, il presidente della Roma, erano gli auguri di Natale, cioè, tutti gli anni ci scambiavamo gli auguri e lui gentilmente rispondeva con la bottiglia della tenuta del vigneto di Spalletti. E ci abbiamo tanti tanti ricordi, ecco ad esempio qui abbiamo il gagliardetto che ci ha donato Picchio De Sisti, questo è il gagliardetto della società S Roma. C'è anche l'autografo del grande Dino Viola, il presidente del secondo scudetto. Venne invitato Nils Lidom a Roma Club d'Estaccio, era una divinità, barone che aveva vinto lo scudetto a Testaccio, nel club non si riusciva a entrare. I soci in quell'occasione esagerarono e vollero fare a Nils Lidom un omaggio particolare, un colosseo in onice con un gladiatore tutto in bronzo che spuntava al centro, come si può dire il tatuaggio che c'ha Totti, e lui rimase e ne fu molto colpito e contento di questo omaggio. I Roma Club sono Roma Club appunto perché hanno una sede, hanno un luogo dove i soci si possono riunire, possono parlare della Roma, possono organizzare trasferte, però hanno una criticità. Gli affitti sono alti soprattutto per i locali al centro storico e molti storici club hanno dovuto chiudere i battenti perché non ce la facevano a sostenere le spese. Anche noi siamo stati investiti da questo problema e non siamo lontani da dover combattere tutte le volte per cercare di raggiungere e appianare gli affitti. Questo è un locale ad esempio che ci ha donato l'Ater, abbiamo degli affitti un po' più contenuti. Altri, devo dire la verità, hanno dei locali che sono bar, ristoranti, si appoggiano su queste attività commerciali, però sono lontane da essere un Roma Club. Poi ci sono i dopolavori delle grosse aziende, grosse società, e quelli diciamo non hanno problema di affitto. Quello che sarebbe bello è che non ci lascino soli tutti questi tifosi anche durante l'anno, perché è la stagione prossima che verrà, perché Roma Club d'Estaccio c'ha bisogno di loro sempre.